Negli episodi precedenti di Ready to Race. Non la chiude, no, non può farla, no, male. Sì, che frenata ha fatto! Sì. Eccoci giunti alla fine di un'altra stagione di gare, con alti e bassi e grande divertimento. Mio papà, con alcuni accorgimenti quest'anno, è stato ancora più costante e veloce rispetto all'anno scorso. Ma con gli avversari così agguerriti come quest'anno, sarà riuscito finalmente a vincere questo Super Trophy 2023? Lo scoprirete solo guardando fino alla fine quest'ultimo episodio di Ready to Race 2023. Buona visione. Ragazzi, siamo qui a Castelletto di Branduzzo per l'ultimo round del Super Trophy 2023 RD Series. E niente, quest'oggi è un video un po' insolito perché, vabbè, mio figlio Alessandro non è presente, per cui svolgerò tutto quanto io. Non sono di sicuro ai suoi livelli per fare i video, per parlare, però cercherò di difendermi. Niente, la giornata è ottima, nel senso che è abbastanza coperto e non troppo soleggiato, per cui la temperatura per noi è ottimale, che così almeno non si suda troppo dentro le tute. E poi anche le moto, magari con un po' pelino più di fresco, girano anche un po' meglio. Niente, comunque adesso tra un'oretta entreremo, sono molto fiducioso e speriamo che vada tutto bene.
Ciao a tutti, c'è anche Giuseppe qua, ciao. Il nostro mega organizzatore. Allora, siamo qui con Loris perché abbiamo bisogno di fargli due domande. Due domande perché qualcuno dalla regia ce le chiede. Chiediamo un po' a Loris cosa ne pensa della giornata di oggi, di gara 1, come si è trovato sulla moto, insomma, dici quello che vuoi. Ok, allora, niente, giornata direi perfetta in quanto il tempo è stato clemente e siamo contentissimi tutti. Non fa troppo caldo e devo dire il primo turno di riscaldamento è andato bene, sono riuscito a girare bene, a trovare un buon feeling anche con la moto. E gara 1, spero di aver fatto bene, mi sentivo in forma, ci ho tirato anche un pochettino dentro e abbiamo visto che con Silvio avete fatto un bel duo in sì, pista. Spero di aver fatto anche un po' di regolarità, almeno quei tre giri che bastino per fare qualche punto, ecco, anche perché in classifica siamo in 3 o 4 a giocarci il secondo posto. Sì. E poi ricordiamo Loris, a tutti quelli che ci guardano, sì, che il nostro è una regolarità, sì, è un campionato di regolarità e non di velocità. Esatto. Quindi può vincere chiunque, anche chi va moderatamente, chi va veloce. L'importante è sempre avere un ritmo molto costante e continuo. Che paradossalmente, ecco, è più difficile che andare, sì, forte. Sì. Che fare magari un giro alla diavolo. Esatto. Che fare, diciamo, chiamiamolo un cronometrato. Esatto, ecco. Esatto. E niente, dai.
incrocio le dita e staremo a vedere, dai. Grazie di tutto. Ciao ragazzi, ci vediamo per gara 2. C'è anche Johnny, un altro grande pilota. Bravi ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Guardate ragazzi, impressionante. È appena finito da 20 minuti l'ultimo turno e guardate cosa sta venendo giù adesso. Diluvio universale. Sentiamo un po' le impressioni di Dario. Dario, com'è andato questo turno, primo turno della mattina di prove? Dici un po' le tue impressioni, difficile, Dario. Difficile perché per me vedere l'umidità che c'è stata questa notte mi frena molto. Però sono sempre frenato comunque, quindi va bene così. Hai sempre degli humor nelle tue cose, Dario. Però è un dato di fatto, dai. Va bene, comunque, bravo Dario. Grazie del coinvolgimento. Ok, a dopo.
qui pronti per gara 2 e niente, la giornata è bella promettente e vediamo un po' come va. I turni delle prove libere sono andati tutti bene. Adesso sentiamo Andrea, il suo parere per la gara. Ciao Andrea. Ciao. Come vedi il turno della gara? Ma diciamo gara che questa mattina non era molto bella la pista, era abbastanza scivolosa perché ieri ha piovuto molto e quindi era scivolosa. Ho fatto anche due belle scivolate io. Però non sono caduto, però Eccoci ragazzi. Ciao. Con i due grandi Torino e Garbagnate. Com'è andata ragazzi? Sergio? Parte Sergio. Vai Sergio. No, bene, molto bene, mi sono divertito, un po' di sorpassi, poi mi sono accodato a Mauro Signorelli e abbiamo fatto una decina di giri insieme. Per cui pensi che sia andato tutto bene? Che sia andato bene, che abbiamo fatto un po' di regolarità. Bene. Siccome lui si comporta sempre bene e regolare. Bene, dai. Divertito. In bocca al lupo allora, Sergio. Grazie. Giuseppe invece. Ciao raga, io non so come sono andato perché acceleravo, frenavo, rallentavo, aspettavo gli altri, poi riacceleravo. Però penso di essere andato abbastanza bene anch'io. Ma sì, ma c'è. Certo. È un gruppo, ragazzi, siamo fantastici, fantastici. La nostra forza. Quello. Siamo fantastici, tutti. Comunque Giuseppe, te c'hai una carriola di punti avanti, Sì, ma non è quello, qua sono tutti bravi, tutti forti. Viva la Suzuki! Grande! Portatelo fuori! Jacopo, tutto bene? Tutto bene. Sei divertito? Sì. Con Loris Coldebella? Esatto. Due volte che non mi faceva passare. Porca Ce ne bestia. Avevo un po' di più, ma lui era davanti, staccava lungo. Bello, sì, no, bello, ci ho divertito. Bene. Ti ho visto molto migliorato oggi rispetto a ieri, Sì. Ogni volta ci metto sempre un po' a prendere confidenza. Ogni tracciato è solo il primo anno in pista, quindi ogni volta che arrivo su un tracciato nuovo devo prenderci confidenza, però poi sto dietro a Loris, imparo le traiettorie. Vado più comunque forte. Sei bravo, complimenti. Grande Loris, prossima volta ti passo però. Certo, per forza. Prima o poi devo trovare il coraggio di metterti la ruota davanti. Ce la farai, capiterà. Oggi ero abbastanza in forma. Sì. Ma capiterà altre volte, sei giovane. Bravo Jacopo, ciao. Sentiamo anche Silvio. Ciao Silvio. Ciao, com'è andata? Gara 2. Ti sei divertito? Ha asciugato l'asfalto, ci siamo divertiti, ho fatto un bel po' di giri, poi sono riuscito a prendere i battistrada, ho fatto 3-4 giri con loro e ci siamo divertiti, dai. Bello. È andato tutto bene. Dai, l'importante è quello. E anche ha tenuto il tempo, meno infatti, male. Ha asciugato l'asfalto e ci siamo divertiti veramente. Bene, grazie Silvio, in bocca al lupo per la gara. Ciao Silvio. Grazie. Sentiamo anche Ale, il nostro Ale. Ale, ciao. 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 Luigi, ciao. Saluta. Ciao, ciao Ale. Ciao. Com'è andata Ale? Allora, è andata meglio il secondo turno in realtà, ho preso un po' di confidenza con la moto. Castelletto è sempre per me il mio tallone d'Achille del campionato, faccio fatica a andare forte. Però dai, puntiamo alla regolarità quest'anno, non al best lap di sicuro perché sarò un po' indietro, però alla fine il nostro campionato è la regolarità, quindi vedremo poi alla fine i risultati. La moto va bene, dopo dai, l'importante è hai risolto il problema. Ho risolto il problema dello statore che a Varano mi ha causato un po' di problemi l'ultimo turno, però dai, cioè, l'importante è stare qua a divertirsi. È stato un bel gruppo, un bel weekend, il tempo ci ha graziato. Divertirsi con il diavolo di Castelletto. Con Loris. Ma chi è? Il diavolo di Castelletto, Loris. La miseria. Ma non ce n'è per nessuno. Girano voci che sia Loris. Girano voci. Guarda che si aspetta. No, continua. Continua.
grazie, è troppo buono. No, no. Però l'angelo di Varano, sì, sicuramente. Però qui il diavolo. C'è sempre la doppia faccia, c'è fatto. L'angelo e il diavolo. Tutti in mutande. Tutti in mutande. Forse l'unico era Silvio, l'unico che può dar fastidio a Loris, secondo me è Silvio qua, non ce n'è per nessuno. Dai, mi sentivo abbastanza in forma. Ma si è visto, Loris è quasi imbattibile a Castelletto, quindi è difficile starti dietro. Grazie ragazzi, ciao, alla ciao, prossima. Ciao, al campionato del 2024. Ciao, in bocca al lupo per la grazie, gara. Grazie, ciao, ciao a tutti. Loris, ciao Loris, com'è andata oggi? Benissimo, devo dire alla stragrande, ci siamo divertiti, un casino, è stato un weekend davvero stratosferico, non ci sono stati problemi, il tempo ci ha graziato tutti e due i giorni, anche ieri, finito l'ultimo turno, è arrivato un acquazzone, e dai,
dai, c'è andata davvero, davvero strabene, strabene. Oggi mi grande sono Loris, numero uno, il più forte di tutti. Cosa ne pensi? Mi sono divertito tantissimo, un gruppo fantastico. Ogni volta c'è qualche cosa di nuovo, qualcosa di più bello, tutti affiatati. I piloti cominciano a conoscersi e a girare insieme con i loro tempi, con il loro stile. No dai, davvero RD Series numero uno. Grande Giuseppe. Grandi ragazzi, grandi. E gran fine campionato. Fine campionato. In bocca per il campionato ci vediamo il prossimo anno. Certo. Tutti insieme. E ci divertiremo ancora, sempre di più. Sempre grazie. Di più. Ciao, ciao. Un saluto ancora da Loris. Ciao ragazzi, alla prossima.